Ciao ragazzi, era da un po' di giorni che non facevo uscire nessun video. Oggi cominciamo con Deathloop, un altro capitolo che volevo a tutti i costi portare, che volevo a tutti i costi recuperare. Ha vinto un sacco di premi anche questo Deathloop, infatti mi sto recuperando tutti quei giochi che hanno vinto premi, robe che ne hanno parlati tutti bene e che non... che per una ragione o per l'altra non ho giocato. Guardate Little Nightmare per esempio, anche Sekiro, anche se l'abbiamo un po' fermato, messo in pausa, ma anche Sekiro voglio portare fino alla fine prima o poi. Ma quindi lo stesso Deathloop non l'ho mai giocato, non ho visto neanche, ho visto forse tipo qualche reel su su TikTok, su YouTube, ma cioè non mi sono spoilerato praticamente nulla, così posso godere l'avventura insieme a voi senza spoiler. Volevo farvi un piccolo annuncio perché, come avete visto, magari se più quelli che seguono di più il canale vi siete accorti che è da 2-3 giorni che non faccio uscire video, ma questo perché magari farò anche un post su YouTube, così anche chi non vede questo video lo può sapere. Diciamo, voglio cambiare un pochino il modo in cui faccio uscire video, ne farò magari di meno, ma cercherò di metterci più qualità. Quindi dal punto di vista del doppiaggio, dal punto di vista della sceneggiatura, magari non in tutti, per esempio i single player li voglio portare perché sono facili da montare, oltre che mi vado a riscoprire dei giochi che non ho giocato e che mi diverte avere, sia giocarli che avere un'enciclopedia piena di questi single player all'interno del canale, ma soprattutto anche perché sono facili da montare questi single player, mentre poi mi concentrerò su altri video magari che possono far riferimento a quello che sono le altre mie passioni, non soltanto videoludiche. Adesso sto preparando un video dove faccio una top 15, dove consiglio 15 anime per i più novizi, per quelli che magari si stanno approcciando al mondo degli anime da poco e non sanno bene cosa guardare, conoscono soltanto Dragon Ball e, boh, non so, e One Piece, ma One Piece non hanno il coraggio di iniziarlo, giustamente, perché 1000 capitoli non sono pochi. Adesso mi sto prendendo bene a scrivere a scrivere questo video, sarà tutto montato, quindi non ci sarà la mia faccia da cazzo, ma ci saranno tutte delle immagini che passeranno. Voglio provare a fare una cosa un po' alla Marco Merlino, ma vabbè, è impossibile arrivare ai suoi livelli, anche perché lui è un mostro, io faccio schifo nel montaggio e non so zero rispetto a lui, però diciamo è un po' quello il... non diciamo ambire, ma diciamo, ecco, voglio fare dei video un pochino più seri, dove magari ho meno tempo da dedicare ai video normali, quindi magari andiamo avanti normalmente con i single player che mi danno poco da lavorare, diciamo, a livello di montaggio. E parallelamente do un po' più di spazio a questi progetti che adesso come adesso, diciamo, sto facendo il video degli anime. Quindi separerò un po' le due cose. Da una parte si andrà avanti magari con alcuni single player, può essere tipo anche una carriera di FIFA un domani. Fatemi sapere voi nei commenti se vi interessa qualche gioco in particolare anche. E dall'altra parte invece una buona fetta del mio tempo lo passerò magari a impegnarmi in un solo video. Che magari, non lo so, lo potrei anche provare a pubblicizzare se viene bene, se viene come ce l'ho in testa. Poi se viene una merda lo cancello e torno a fare gameplay e basta, no? Speriamo di no, spero di riuscire a farlo bene. Comunque vabbè, ho speso anche troppo tempo in questa intro, spero di non avervi annoiato. Volevo soltanto annunciarvi un po' come si sta evolvendo il canale, come... sto decidendo di proseguire, quindi se mi vedete pubblicare meno video non è che sto mollando, anzi ci sto, è proprio perché voglio fare le cose al meglio. Spiegata tutta sta popò di cose, raga, iniziamo Deathloop, primo episodio. Fatemi sapere se vi piace la serie con un bel like o nei commenti, se apprezzate, in caso iscrivetevi al canale, quindi cominciamo. Cioè, diciamo che qualcosina so di questo gioco, ma della verità molto poco. Credo che ci sia tipo da fare un... non so se mi sbaglio, ma forse è da fare tutto in una run. Cioè, se muori ricominci da capo. Mi sembra che ci sono dei boss da dover sconfiggere. Sei un assassino contro l'altro, ricordo. Vediamo soprattutto come è invecchiato, perché ha un po' di anni. Però tutti ne parlano bene. Ma, cioè, spero che sia un'avventura tipo single player, nel senso che non sia... perché qua leggo multi, gioca online. Proviamo. Per l'ultima volta, perché non ricordo? Non so, se solo mi dai un attimo.
Non ti sforzi Ok. Non ne ho idea. Basta, così non fa. Ci vogliamo sbrigare o no? Bam. Bella sta scena. Ov. Col sangue sulla telecamera. Che cosa? È stato un cazzo di incubo. Basta bere. Ma noi siamo la conoscenza di questo loop? Okay. Lo so, vediamo. Come ci sono finito qui? Questo è il pezzo da... Io non ci sto per scattare. Il giorno più... Ok, tutto in prima persona. Qui si salta. Spezzare. Spezzare il loop. Ah, è uno scherzo. No, là lo vedo. Ah, cazzo. Chissà se c'è anche per la realtà, tipo per il VR. Chi sei? E chi sono io? Il mio nome? Il mio nome? Figlio di cazzo! Come mi chiamo? Figo. Cioè, il montaggio sembra... Il montaggio, sì, il doppiaggio sembra fatto stra bene. Sembra bravo il tipo. Capite cosa succede? Niente paura. Frank Ciancia mi accompagna. Vabbè. Ok. Abbiamo delle robe. Proiettili di piccolo calibro. Ok. Ma quindi ci sono delle armi, magari? Non serve. Adesso non sembra che abbia delle armi. Oh, bene, certo che lo sei. Ok, sembra familiare. Sì, il tuo migliore amico. Vediamo. Mi sa che questi sono tipo i boss da sconfiggere, forse. Parte genere nerd in sé. Inquietante. Tra loro, ok. E qua ti raccontano un po' la personalità di... Vediamo cosa dice. Ah boh, qui stiamo prendendo appunti. Vediamo il menu com'è. Scoperte. Vizi. Menu qua. Boh, qua non ho detto foto, vabbè. Andiamo avanti. Che devo dire, non so, ma... Black Reef. Il gioco in prima persona... Schifezza. Devo impiegarci un attimo per prenderci la mano, perché mi dà anche un po' leggero mal di testa questa visuale. Vediamo. Black Magic. Conosci il codice. Figlio di... Non conosco nessun codice. Ehi, pronto? Ma cosa? Conosci già il codice. Cioè... Cold. Io mi chiamo Cold. Ehi, ma siamo su Brawl Star? No? Non mi sento un Cold. Allora, possiamo andare o da sopra o da sotto, mi sa. Vediamo se qua c'è qualcosa. Non c'è nulla. Aspetta, proviamo ad aprire sta porta. No, appunto, non si apre. Allora, conosciamo già il codice. Mi serve il codice. Cioè, a dire la verità, cioè, se conosciamo il codice... Non è che c'è scritto qua. Boh, secondo me è un... Boh, non saprei, magari è un indovinello che... Bisogna solo stare attento all'inizio del gioco, magari ci sono... c'è qualche numero. Niente nuotare. Cioè, l'acqua bassa? Ah, quella in alto a sinistra è la vita, va bene. Merda, questa
lei. Promette nulla di buono. Oh, c'è un coltello. Esecuzione. Ah, con R1. Bene. Sembra molto Far Cry. Non so se è degli stessi creatori. Sono Revenant, baby! Qualcuno male, dimmi. Ho già un coltello in mano e mi sento bene, oh baby! Magari era una brava persona. Oh, è scomparso? Troppo facile. Ah, l'ho già fatto prima, vero? Ma di qua non si va da nessuna parte. Ma si può lanciare sto coltello? No. Oh, c'è un macete mixtape. No. Qua non c'è nulla da sindacare. Non so neanche se si... Vabbè, andiamo avanti. Sembra un po' Far Cry. Cazzo, perché non ricordo? Oddio! Era qualcosa, ma... Aspetta. No, a posto! Allora, concentrazione. Ok. Pensa che accada qualcosa. Kit standard. Ok, basta. Spadaccino da strada. Penso che non ci succederà niente. Standard. Azione base. Va bene. Non c'è... Non c'è un'altra, Standard. Figo. Non c'è nessun altro. Ma se posso fare tipo un balzo dall'alto? Wow. Sicuramente moriremo perché non sappiamo bene com'è. Non pensavo che il divertimento per me fosse così fatto. Oh merda, è cambiato qualcosa? Non l'ho immaginato. Oh sì. C'ho paura. Oh. Come quella volta. Vorrei sparare a qualcuno. Cazzo. Sentito? Sentite anche voi? Sei rimasta da sola. Ah, ma è vero, c'era il tipo, questi qua, magari... Ecco, sapevo. Colt, ci sei?
sì. Ehi, sì. Già ucciso pronto? Quegli idioti. Io... Sono Giulianna, se te lo fossi scordato. Ok, non so cosa ho fatto l'altra notte di preciso, ma se solo potessi... No, che... Che hai detto? Ma noi ci conosciamo. Ci conosciamo, vero? Sì! Finalmente, ci sei! Sì, dimmi quanto ricordi di me. Beh, tutto confuso. Che cosa ricordi? Che sono Colt! Su di me! Non so perché, ma vuoi uccidermi e poi conosco un cazzo di codice! Oppure no, e c'è... Vorresti questo loop! Vorresti spezzare il loop, giusto? Sì! Io... forse... Senti, se non lo spezzi, io ti ammazzo. Ancora e ancora, in modo sempre più violento, finché non lo farò. Ok! Spezzerò il tuo cazzo di loop e se ti ho dato fastidio, scusa tanto! Ok... Ancora lì? Quello non l'avevi mai detto. Uscivamo insieme, vero? Entra in biblioteca. C'è una cosa. Bibliolella. Dov'è la biblioteca? Sopra? Oh. Ok. Sono in biblioteca. Fai quello che vuoi, ma non tirare la leva. Cosa? Ehi! Merda. Tira, tira. Sì, ma che cazzo tira vuol dire? La leva del cazzo. Ok. Quelling... Loop numero, non lo so, non importa. Intuizione di oggi. Oggi questa nota uccidi. Funzione. Magari era un indizio. Può essere che sia un indizio su. Sulla questione. Loop. Tiriamo sta leva, mi sa che è l'unica. Merda! Cosa? Mi sa che mi uccide. Cadi sempre nella stessa vecchia merda. Per una volta, dico, ci provi. Puoi provare a renderlo più interessante. Ma che cazzo? Carnesis. Ma che razza di brutto atteggiamento. Lo sai che di solito ti rendo le cose più facili, ingrato bastardo. Ma... Questa volta ti metto fuori. Sì, uscivi con me. Perché fai così? Che cosa ti ho fatto? Non ricordi? E quel codice, quello, te lo ricordi? Non lo so, il codice! Salta, gioca anche tu, sopravviverai. Ok, ecco qua. Mi prendi per il culo! Oddio, ma... Tu sei... Ascolta! Me. È sempre lui! Scritto su Black Reef! Il codice lo conosci già! Ma che cazzo significa? Colt, pronto! Sei già morto? No, ti aspetto! Tirami su! Io sapevo! La cartolina, scemo! L'hai scritto sulla cartolina di Black Reef! Capito? Ok? Ti lascio andare no, ora! No, aspetta, no! Che cazzo? No! Ok, ho capito. Forse questa scena era Black Reef. Quindi siamo morti. Sì. Ok, ogni volta sarà così, mi sa. Mi sono spinto da solo. Che cazzo di mondo è questo qui? Ok, cartolina, cartolina, la cartolina. Via dalla spiaggia. Dov'è la cartolina? Vabbè. Vedi, sapevo che il codice lo sapevamo. Stessa mattina, stesso programma del cazzo. Andiamo. Ah no, non c'era prima la cartolina. Che cazzo. Ma vuoi scherzare? Abdam. 6531. Si va! Spezziamo il loop! Colt, mai, mai spezzerai il loop. È assolutamente impossibile. Vuoi che lo spezzi? Poi non lo vuoi più. Che cosa vuoi da me? Io voglio... efficienza. Ok. Mattinata di merda, come ieri. Ne ho abbastanza. Di te, di tutto. Finisce oggi. Non sai neanche che fare. Abdan, ovvio. Ma non ho più le armi. Ma? Buongiorno, Black Reef. Giuliana Blake ha una comunicazione urgente. Piastrine. E per senso... Missione è l'altra. Ok, figo. Bello. Ho scoperto che Colt c'è. Cariche Stilek. Granata.
Il punto superficie per piazza, ok. Oh, una trappola silenziosa, figo. Stato di allerta massima e piacere limitato finché non morirà. Perciò uccidiamolo in fretta, ok? E ricordate che la giornata vi sorrida. Oh merda, mi serve un'altra. Vediamo se dove sono. Ma dove sono quelle le... Non ho capito ancora come mettere il... i poteri. Oh, vabbè. Andiamo. Perché l'hanno messa qui? Ehi! Ma che cazzo? Wow! Ok! È giusto che si... Ah, è fredda, è strana. Ah. Questo misterioso pezzo di metallo sembra appartenere a te. Ma solo due volte. Ah. Ti sposti tra un distretto e l'altro. Figo, ok, è tipo okay. Una seconda chance. Ecco qua. Un posto, vai a cercare un po' di risposte. Vai, andiamo. E quindi già comincia adesso, tipo. Un indizio di un posto up-down, vai a cercare un po' di risposte, sei sopravvissuto. Ah, questo è un resoconto della giornata, credo. Sì. Compri un doppio salto a mezz'aria, che figo! Va bene, va bene. Perché non mi fa più cliccare X? Ok! Si è buggato il gioco. Finisce. Posso leggere la mia corrispondenza. Ah, ok, vediamo. Eccolo l'equipaggiamento. Attualmente ha ripreso la tavoletta personale di Colt che gli offre la possibilità di ritornare. Tre possibilità, a dire il vero, dopo la morte. Ok. Compie un doppio saldo a mezz'aria. Un classico. Via. Qua non ho altre armi. Va bene, va bene. Nessuna piastrina. Va bene. Il colore leggermente ridotto, figo. Beh, questa è tutta questione potenziamenti. A questo punto, okay. Via, cominciamo. Nuovo giorno. Dorsey Square, primo piano. Dorsey Square, primo piano. Dorsey Square. Ti avevo chiesto qualcosa di diverso e tu decidi di fare casino ad Adam. Come sai dove sono? Hai delle telecamere? La radio segnala dove sei e tu fingi sempre di stupirti, come se non sapessi dove stai andando. Non so dove sto andando. Dorsey Square è lungo la strada, lato scogliera. Primo piano. Pare che qualcuno voglia un invito. Così ti puoi divertire a spillare birra. Un altro me, ma io la chiudo qua con te. Comunque, ti si riconosce da quella stupida giacca. Morte. Ehi, a me piace. Qui. Morte, morto qui. Vediamo qua cosa dicono. Fai attenzione là fuori. Cioè. Grazie, eventuali rinforzi, va bene. Proteggere con la vita. Master Charlie, mio eroe, ha
Daro! I loro rifiuti la tua esca. Oh, ecco il doppio salto. Non l'avevo visto. E via. Vediamo se posso correre da cucciato. No! Dio stupido. Serve. Ok, lì c'è un po' di gente. Cazzo. Potrei tirargli una bella granata, a parte che quella mi sembra un po' buggata, eh? Cazzo! Quella sembra avere un potere speciale. Dotazione base col cecchino. Oh, piano. On. Quella sembra una telecamera. No. Oh, mi dimentico sempre, raga, di abbassarmi con L1. Perché su Rainbow uso quello. Minchia, ma quanta cazzo di gente c'è, oh. Cos'è questa roba? Cazzo, sta di merda, vediamo qua cosa c'è. Ma secondo me c'è qualcosa. Che abito io? No, non mi piace. Cos'è sta roba che si inceppa l'arma? Mai arrendersi. Va bene. Mai arrendersi. Non lo farò. Ah, cazzo, non ho neanche letto. Chiodi. Fucci la pompa. O per colpi silenziosi e pneumatici. Sì. Bello. Andiamo alla ruota delle armi. Ah, ok. Bello. Ok. Sprecato forse di colpi. Un altro cazzo di codice. Ok, non è che esplode, va bene. Prova a dimenticare, ricorda sempre. Ci sarà qualcosa. Piastrina.
Dove sono l'equipaggiamento? Non mi ricordo. Forse non li posso equipaggiare adesso, ma solo dopo. Mi sa. Solo quando arrivo al prossimo stage. Sono già al massimo. Non riesco a dormire per quella pancia. Oh. Vabbè, sono caduto. Cazzo, qua sembra esserci un sacco di gente. Io credo che fighterò il meno possibile. Non mi piace. Opa. Ma cos'è che devo fare qua? Dio, questi tizi sono insopportabili. Vabbè. Ah, faccio sempre i complimenti a tutti. Quindi il loop è gestito da una sala di controllo. Counter single vicino a te. Troppo facile. Davvero troppo. Dov'è che devo andare? Puoi continuare a... Ah, ok, quindi diciamo che questa zona puoi trovare potenziamenti collezionabili, ma abbiamo finito la questione principale. Decisamente le armi corpo a corpo sono... Com'è che si disinceppa sta merda? Ah, ok, un quadrato e basta. Che cagata. Posso cercare su internet. Se vuoi, prendi. Qualcuno dietro? Non riesco neanche a capire. Andiamo? Ma che cazzo? Sai, non aspettate! Ma quella è cazzo! Cazzo, fa malissimo! Oh! Oh! No! Cioè, ma dai, ma da qua sopra. Ma che palle. Una parte di me è sempre stata qui. Ehi, ti avevamo ucciso. No, a posto. E quindi? Oh, doppia impugnatura. Ok. Quindi. Buono, non ho mica capito.
Boh, torniamocene indietro. Solo che qua, secondo me, per dire, c'è... Oh, ehi, ma non c'è nessuno qui, perché? La biblioteca. Ma sicuro c'è roba interessante. Gente, oh, signor... scappare. Cioè, chissà per quanto ti rincorrono. Curano, basta, si saranno rotte le palle. Canzoncina. Oh, caramella. Oh, vabbè, non fa qualcosa. Sembrano le caramelle quelle di Black Ops, quelle che ti danno potere. Black Ops 3, mi sembra. Ah, vediamo se c'era qualche arma, è vero? Sa che sopra c'è qualcuno qua. Oh! Quali sono il libro, la canzone o l'opera che preferisco? Mi piace quello che mi fa stare bene. È tutto qui. Ballare è come il sesso, ma meno appiccicoso. Mi è sempre piaciuto, spacca! Anzi, io spacco! Datemi un ritmo e faccio venire giù tutto! Cosa sapevo che avrei portato con me su Black Reef? Dolci, dolciumi, dolcetti, droghe, dolcetti! La ricetta è unire tutti gli ingredienti in una ciotola! Se mi piace essere al centro dell'attenzione... No, stavo scherzando, mi piace! Lo adoro, piace a tutti! Io piaccio a tutti! Quelle gallerie che corrono sotto l'intera isola! Non so se mi spiego... Sì. Ci arriverò, certo, così al complesso. Continuo a ripeterlo, cazzo. Ok, sempre la stessa password. Lo sai, vorrei che fossi qui per vedere la tua piccola faccia di merda. Il tempo scorrerà, no? Sì, andiamocene. Vediamo cosa succede. Quindi abbiamo finito il primo, mi sa. È sparato e uccido. Secondo me si può giocare in più persone, mi sa, forse, eh? Interessante, Torcelli. Infliggi danni ridotti, ma ne subisci di meno. Non mettere zucchero sui coglioni. Ah, vedi, il tempo passa.
con un indicatore. Ok. Questo non c'è niente utile. Quindi qua sono tutte le scoperte, quello che si ricorda. Charlie gestisce la rete Minicom, dove dare? Okay. Nulla, non ho altre armi da... no, sempre quelle. Ah, boh, forse conviene questa cosa? Magari sono meno i danni che prendi di rispetto a quelli che poi infliggi. Vabbè. Elementi migliori di... quindi adesso se restartiamo mi sa che si riparte da mezzogiorno e passa. Da quello che ho capito... ah, ecco, in alto a destra che c'è il sole che cambia, probabilmente ci sarà anche la notte. Quindi immagino che da tipo di giorno ci sono un tipo di nemici, magari di notte ci sono vie il più libero o meno, non lo so. Comunque dai, sembra carino, un po' strano, gli darò ancora un po' fiducia, voglio un po' provare a vedere, magari andiamo avanti con qualche episodio, poi... vediamo se diventa una serie. Se diventa figo che mi piace, lo faccio diventare una serie. Se no, sarà solo un incipit per farvi scoprire, farvi vedere, se non avete voglia di comprarlo, se non avete il Plus, che cosa può essere questo Deathloop. Un po' strano, in prima persona, i combattimenti sembrano molto, boh, raffazzonati, anche il corpo a corpo. Alla fine vai lì e massacri tutti. E lo shooting non è che mi fa impazzire, però magari diventa figo. Non lo so, mi ha lasciato un po' così. Un po' particolare, un po' strano. Però, dai, credo che gli darò fiducia, almeno andiamo avanti, almeno per qualche altra missione. Oggi finiamo qua, fatemi sapere se vi è piaciuto il gioco, se volete che lo porto avanti, o se vi fa cagare, in caso ditemelo. Noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, bella!